TG12, ben trovati, edizione di mercoledì 12 dicembre. Andiamo a sentire subito i principali titoli della giornata. Presentate 6 offerte da Alitalia e 4 da Air Italy per il bando di continuità aerea, ora l'esame della commissione per l'assegnazione delle rotte. Incontro nelle scuole per parlare di sicurezza nelle discoteche dopo il grave episodio di Corinaldo, iniziativa promossa da Polizia Locale e Vigili del Fuoco. Quasi 3 milioni di euro stanziati dalla Regione per i danni subiti dagli agricoltori a causa degli eventi calamitosi da maggio a novembre 2018. Questi dunque i principali titoli di questa edizione, lo avete sentito, partiamo dalla pagina dedicata alla continuità aerea, aperte le buste del bando per la nuova continuità, a partecipare 2 compagnie, Alitalia che ha presentato 6 offerte e Air Italy con 4. Ora la documentazione sarà esaminata dalla commissione competente, intanto soddisfazione è stata espressa dall'assessore trasporti Carlo Careddu, la nuova continuità entrerà in vigore nella prossima primavera. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio. 6 offerte presentate da Alitalia per tutte le rotte aeree di incontinuità territoriale da Cagliari, Olbia, Alghero verso Fiumicino e Linate. 4 offerte presentate da Air Italy per i collegamenti da Cagliari e da Olbia verso gli scali della capitale e del capoluogo lombardo. E questo l'esito dell'apertura delle buste per la gara pubblica bandita dalla Regione per l'imposizione degli oneri di servizio sulle principali tratte aeree da e verso la penisola, avvenuta ieri negli uffici dell'assessorato dei trasporti. La commissione di gara, presieduta dalla dirigente della Regione Cinzia Lilliu, ora verificherà tutta la documentazione amministrativa presentata e quindi procederà alle fasi successive nelle quali saranno esaminate la busta tecnica e la proposta economica. Oggi raccogliamo i frutti di un anno di lavoro intenso e complesso, dice l'assessore dei trasporti Carlo Careddu. Esprimo dunque molta soddisfazione per la presentazione delle offerte per il bando della continuità territoriale relative a tutte le rotte dei 3 aeroporti sardi verso le 2 destinazioni di Fiumicino e di Linate. Non era un esito scontato, continua Careddu, apprendo che c'è stata una risposta importante da parte dei vettori e pertanto ritengo ci si diriga verso il traguardo auspicato, la tutela del diritto fondamentale alla mobilità dei sardi. La concorrenza su Olbia e su Cagliari, prosegue ancora Careddu, è un buon segno ed è anche un sintomo di salute del nostro mercato aeroportuale, a conferma della bontà del grande impegno messo in campo sino ad oggi dalla Regione. Non ultimo, sottolineo che il nuovo sistema di oneri di servizio, alla luce di possibili ribassi d'asta, potrà essere integralmente coperto dalle sole risorse dello Stato, pari a 120 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Mi aspetto ora che l'attuale governo trasformi questi stanziamenti in misura definitiva, accollandosi i costi della continuità territoriale aerea anche per il futuro. Ed ora la cronaca. Nella serata di ieri un giovane, Luca Pirino, si è incatenato ad un palo in Piazza d'Italia. Si tratta del giostraio che da diversi anni gestiva il tappeto elastico in un angolo della piazza, ma quest'anno la scelta è ricaduta sulle giostre in stile Liberty, una decisione della giunta comunale adottata su indicazione della sovrintendenza. L'uomo, che ha trascorso la notte legato ad un palo, minaccia di restare nella piazza finché non ottiene lo spazio dove ha sempre lavorato. Intanto dagli uffici del sindaco fanno sapere che è previsto un incontro con il primo cittadino per trovare una soluzione e far desistere il giovane dalla protesta. Restiamo in qualche modo sulla cronaca. Incontro nell'aula magna del liceo artistico Filippo Figari tra il comando della polizia locale, i vigili del fuoco e gli studenti. Durante il dibattito gli agenti hanno spiegato come affrontare situazioni di panico e quali sono le norme di sicurezza di discoteche e locali pubblici. L'incontro è stato promosso proprio a seguito dei tragici eventi di Corinaldo. Ce ne parla Valeria Secchi. Incontro nell'aula magna del liceo artistico di Sassari in piazza d'armi tra i funzionari del comando di polizia locale, del comando provinciale dei vigili del fuoco e gli studenti della scuola per un confronto sui temi della sicurezza dei giovani che frequentano discoteche e luoghi in cui si svolgono concerti e manifestazioni pubbliche. Gli agenti della polizia locale e dei vigili del fuoco hanno illustrato ai ragazzi le condotte da adottare nei casi in cui si registrino sovraffollamento e condizioni di rischio nei locali di intrattenimento nelle aree pubbliche destinate ad eventi. La polizia locale ha inoltre discusso le caratteristiche dello spray urticante, spiegando prescrizioni e normative riguardo l'acquisto dell'oggetto concepito in origine come arma di difesa. Sono state inoltre affrontate tematiche attuali legate al drammatico episodio della discoteca di Corinaldo, come le conseguenze e le azioni che scatenano il panico, rispondendo ai dubbi e alle paure degli studenti. All'incontro ha partecipato anche il presidente provinciale dell'Associazione Italiana Sala da Ballo, Piero Muresu. Stanziati quasi 3 milioni di euro per i danni da calamità naturali nel periodo maggio-novembre 2018, la delibera della giunta regionale a favore degli agricoltori che hanno subito le maggiori conseguenze degli eccezionali fenomeni naturali. Vediamo.
Quasi 3 milioni di euro stanziati dalla Regione approvati con delibera che riconosce l'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatesi da maggio a novembre 2018. Sempre all'interno della delibera si è quindi dato mandato al servizio competente dell'assessorato dell'agricoltura di impegnare a favore di Argea Sardegna la somma di quasi 3 milioni già in disponibilità, quale primo stanziamento seppur limitato per la compensazione dei danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche. Nel provvedimento si affida a Caria il mandato di sollecitare l'agenzia Argea Sardegna per la definizione dell'esatto ammontare dei danni prodotti e la delimitazione territoriale, così da completare la complessa macro-relazione in corso per tutti gli eventi del 2018, da inviare al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. Tale aggiornamento, spiegano dalla Regione, si è reso necessario a causa dei diversi fenomeni calamitosi che hanno colpito in questi mesi il comparto agricolo e zootecnico isolano. Attraverso la stessa delibera si è dato inoltre mandato al Presidente Francesco Pigliaru e all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale affinché si individuino e si approvino adeguate misure per il sostegno alle imprese agricole interessate da tali avversità atmosferiche. Stanziati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore dell'agricoltura Pierluigi Caria 800.000 euro per il comparto ippico sardo, l'intervento mira a dare sostegno ad una realtà economica di cui la Sardegna è leader internazionale con una delle più antiche tradizioni zootecniche. Vediamo il servizio. Deliberato dalla Giunta, nuovo intervento finanziario da 800.000 euro per il rilancio del comparto ippico sardo. I fondi saranno trasferiti all'Agenzia regionale Agri Sardegna, che seguirà l'attuazione del programma. Per interventi sugli impianti sportivi di Tancareggia destinati alla valorizzazione delle produzioni equine sarde andranno 350.000 euro, mentre per gli interventi sugli impianti aziendali e il centro di riproduzione equina su Padru, dedicati alla riproduzione equina sarda, sono stanziati 250.000 euro. Con gli altri 200.000 euro si sosterranno invece le attività finalizzate alla selezione e al miglioramento genetico delle produzioni. L'individuazione e il trasferimento di queste risorse dimostrano la particolare attenzione messa in campo in questi ultimi anni dall'esecutivo Pigliaru per il mondo del cavallo isolano, dichiara l'assessore dell'agricoltura Pierluigi Caria. Un'importante realtà economica e produttiva da troppo tempo dimenticata che grazie a questo genere di sostegno sta già dando segnali di ripresa interessanti, soprattutto sul versante dell'allevamento della razza anglo-araba, su cui la Sardegna è leader internazionale con una delle più antiche tradizioni zootecniche. Ogni risorsa regionale spesa per il rilancio del comparto mette in moto economie nuove, almeno 4-5 volte superiori alla base di investimento. Siamo alla pagina di cultura, una mostra allestita nella Sala Duce di Palazzo Ducale con 60 scatti della fotografa Gloria Calvi, che sarà aperta dal 13 al 15 dicembre per sensibilizzare sul tema delle adozioni degli ospiti del canile comunale. Vediamo il servizio di Sandra Sanna. Un cane è per sempre e non può essere considerato come un regalo di Natale perché non è un pacco da scartare sotto l'albero. Nasce così l'idea di allestire una mostra nella Sala Duce di Palazzo Ducale in questo periodo con le foto scattate da Gloria Calvi, fotografa prestata dalla Cronaca, che si è innamorata degli ospiti del canile di Funtana Safigu, dove era stata per un servizio giornalistico. Nel canile sulla strada Perosilo si trovano 229 ospiti e 23 hanno più di 10 anni. Sono quelli più timidi, i cosiddetti invisibili, che hanno pochissime speranze di essere adottati, tanto che non si avvicinano neppure alla gratta della gabbia, come fanno gli esemplari più giovani, che ispirano subito simpatia per la loro gioia di vivere. È il caso di Tobia, presente in conferenza stampa, perché è diventato ormai inseparabile con Gloria, che lo ha adottato al loro primo sguardo. E infatti, alla domanda qual è la foto più bella, la fotografa non ha avuto dubbi. La foto più bella me la son portata a casa, è Tobia. La mostra, intitolata Se tu mi guardi non sarò più invisibile, è visitabile dal 13 al 15 dicembre. L'allestimento è stato presentato stamattina dalla responsabile dell'associazione Quala Zampa Emma Angius, dall'autrice degli scatti fotografici e dall'assessore alle politiche agroambientali Fabio Pinna. Le 60 foto sono state scelte su oltre 2.000 scatti e vorrebbero essere un invito a un'adozione consapevole, non il capriccio di un momento. Nella mostra sono stati esposti anche i disegni della scuola primaria di primo grado di Via Forlanini dell'Istituto San Donato, che raccontano la loro visione degli amici a quattro zampe. Si rinnova e cresce ad Usini la festa dedicata all'assaggio del vino nuovo nelle cantine locali. Aio ai puntare si svolgerà il 15 dicembre con musica, mostre e laboratori. Marco Sanna.
Era il 1997 quando tre amici di Usini si trovavano ad assaggiare in allegria il vino nuovo e pensarono di fare della tradizione dell'ipuntare un appuntamento per il pubblico. Oggi la festa del vino nuovo è una realtà che coinvolge tutti gli usinesi e Io ipuntare si presenta nella 17ª edizione sempre più ricca. Sabato 15 dicembre, oltre alle cantine aperte che daranno modo di assaggiare preziosi cagnulari, canonao e vermentini, si è deciso di arricchire il programma con canti, balli, laboratori e sport. Il programma è stato esposto in una conferenza stampa tenuta a Sassari a Palazzo Ducale dalla presidente della Proloco Antonella Masia. A Io appuntare in questa edizione ha detto godrà della partecipazione di grandi eccellenze per ciò che riguarda la produzione di vino, eccellenze riconosciute a livello internazionale, ma abbiamo deciso di abbracciare la storia, la cultura e le tradizioni inserendo anche una nota di gusto. Verranno infatti aperte al pubblico anche dimore usinesi dove ci saranno laboratori, mostre ed esposizioni e si potrà assistere alla preparazione della pasta tipica usinese, gli andarinos. La manifestazione A Io ipuntare è stata introdotta dal sindaco di Usini Antonio Brundu e dai componenti del coro di Usini Nanni Brundu e Franco Piras. Ci fermiamo ora per un breve break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. Torniamo in studio con la pagina sportiva. Giocherà in primavera la sua prima partita la Nazionale Sarda Arena. La rappresentativa isolana avrebbe già potuto esordire a gennaio, ma la qualificazione del Cagliari in Coppa Italia e l'assegnazione rosso-blu della gara in casa hanno convinto gli organizzatori a rimandare il match. L'attività si concentrerà sui primi raduni Under 21 da programmare già a partire dal prossimo mese. La Nazionale potrà pescare anche tra i professionisti, ma molti giocatori saranno scelti anche tra i giovani più promettenti che disputano i campionati dilettantistici nell'isola. Abbiamo fatto tutto il possibile per far debuttare la Nazionale Sarda di calcio già a gennaio, ha commentato Cossu, presidente di FINS, ma con tempi tecnici così stretti per poter organizzare una partita di grande valore come il debutto assoluto della Nazionale Sarda non potevamo prescindere dalla disponibilità del Cagliari e dello stadio. Una mano potrebbe darla un giocatore di Serie A, Andrea Cossu, mentre hanno già dato la loro disponibilità Vigorito, Aresti, Pisano, Mancosu, Sau, Cocco e De Sena, originario di Parma, ma di origine sarde. Ed ora la quarta di copertina, la vignetta di Cesare Carta. Come vanno i giochi in Piazza d'Italia questo Natale? Si sente cigolare. Hanno sostituito gli elastici con le catene. Prima di chiudere, una ultima ora, arrivata ora in redazione, resterà chiusa almeno fino a lunedì prossimo la scuola di Via Era di Lipunti per un allagamento che ha interessato tutto il primo piano. Ne dà notizia l'assessore ai lavori pubblici Ottavio Sanna, che aveva affidato i lavori di ripristino della rete idrica della scuola ad un'impresa per un totale di 30.000 euro. Infatti la struttura sarebbe dovuta restare chiusa solo per due giorni, ma stanotte la pressione dell'acqua ha fatto scoppiare un flessibile allagando tutto il piano. L'impresa ha quindi dovuto effettuare dei buchi nel solaio per far defluire l'acqua e riprendere i lavori. Inevitabile dunque l'allungamento dei tempi per consentire di risolvere anche questo intoppo. Le lezioni potrebbero riprendere regolarmente dalla prossima settimana. E questa era davvero l'ultima notizia per questa edizione, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questo TG sul nostro sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv. Inoltre, se siete in possesso di un decoder Sky ci trovate al canale 5012, ma potete seguirci anche sulle nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. L'appuntamento è con la prossima edizione del nostro telegiornale. A me non resta che ringraziarvi per averci seguito e auguro a tutti voi un felice proseguimento di giornata. Arrivederci.
Previsioni meteo per giovedì 13 dicembre. Al nord, nubi sparse su tutte le regioni, qualche pioggia possibile sulla Liguria al mattino, con neve sopra i 400 metri. Altrove, tempo asciutto fino a sera. Al centro, qualche pioggia nell'arco della giornata sulle zone interne e versante adriatico, con neve sull'Appennino settentrionale sopra i 500-600 metri. Al sud, qualche rovescio su Campania, Calabria Tirrenica e Salento, nubi sparse sul resto del sud Italia, basso rischio di fenomeni per l'intera giornata. Venti da sud. Mari da mossi ad agitati. Temperature in diminuzione. San Giovanna Francesca de Chantal. Nata a Digione in Francia, orfana di madre, fu promessa in sposa dal padre a Cristoforo II, barone di Chantal. Madre di sei figli, nel 1601, in seguito a un incidente di caccia, rimase vedova. In preda a una profonda depressione, rifiutò ogni proposta di matrimonio, meditando in convento. Incontrò Francesco di Sales e tra i due ci fu subito una grande sintonia spirituale, tutta evangelica. Fondò l'ordine religioso femminile delle visitantine, capace di attuare la vita contemplativa e la vita attiva. Morì il 12 dicembre 1641. È invocata per un parto felice contro le paralisi e il mal di stomaco.